tutti amici di Alessandro Tech World e benvenuti in questo nuovo video. Vedete alle mie spalle che c'è un Flixbox 7490? Questo perché in questi ultimi due mesi sto ricevendo una miriade di richieste su video che ho fatto, messaggi privati che mi chiedono: Ale, io praticamente ho il modem VDSL, fibra, chiamatela come volete, di TIM, che praticamente è vincolato alla parte VoIP. Posso utilizzare un modem alternativo a quello della fibra di TIM, non perdere la parte fonia, quindi la parte telefonica, la parte VoIP, insomma, tirarlo via, buttarlo nel cestino e utilizzare un altro modem? La risposta è sì. Si può fare con il Flixbox 7490. Vi ricordo. Vi riporto brevemente la mail che mi ha scritto in risposta a una mia richiesta il supporto di ADM. Praticamente dice, ve la riassumo brevemente: guarda Alessandro, stiamo testando, sperimentando questo tipo di configurazione che tra l'altro non devi impostare, cioè ADM non ti dà dei parametri, ma viene fatto tutto in automatico. Qualora tu con questa configurazione riuscissi a utilizzare il modem AVM, faccelo sapere. Noi abbiamo già avuto moltissimi riscontri di altri clienti che l'hanno utilizzato con praticamente esito positivo. Ma ragazzi, se non danno i parametri, come diavolo facciamo sostanzialmente a poterlo a configurare e quindi buttare nel cestino il fibra di Telecom, quindi prenderlo, buttarlo nel cestino e utilizzare questo modem? Praticamente non dovete configurare parametri, mica parametri, è praticamente un file di configurazione che dovrete praticamente ripristinare all'interno del Flixbox. Se andate nel Flixbox alla voce sistema backup ripristino file di configurazione, potrete caricare un file che vi configura in automatico il modem. Ora, dovete scaricare questo file di configurazione, caricarlo all'interno del backup ripristino e configurazione, ma vi verrà richiesta una password. La password è AVM scritto in minuscolo. Una volta inserita, riuscirete a configurare il modem con praticamente tutto. Quindi riuscirete ad utilizzare la fonia, riuscirete ad utilizzare tutto. Nel link in descrizione troverete il download per scaricare il file di configurazione da caricare all'interno del Flixbox. Riuscirete ad utilizzare il modem Flixbox 7490 sia per la parte internet che anche per la parte fonia. Quindi una cosa davvero molto utile. Io ho già tre amici che lo utilizzano con successo, funziona tranquillamente ed è una vera belva. Quindi dai, per questo video è tutto, io vi ringrazio, vi invito ancora, rinnovo l'invito, anzi perché ve l'ho già detto prima, di iscrivervi al canale di Alessandro Tech World, mettete un like al video, condividetelo su Facebook, Twitter, condividetelo dappertutto, spero anche ADM lo possa mettere sul loro sito. Niente, ciao e alla prossima! Praticamente oggi andiamo a fare una configurazione pulita, il Flixbox 7490, in cascata alla Vodafone Station Revolution.